stiamo andando a fare la laundry. Tutto così, come nei film. Io devo fare drop-off. E drop-off cosa vuol dire? Vuol dire che lo fanno loro, glielo lo piglio il giorno dopo. Perfetto. Già l'avevate stirato. Così al signore, il signore lo prende e poi quando è pronto la Giulia lo viene qua a ritirare. Bello lavato, pulito, profumato. Ah, vedi, pesa? Sta pesando un sacco. Sta pesando il sacco. Tanto prepara la ricevuta. Vediamo quanto ci viene. 14,40 meno 70 centesimi perché pago subito. Io, dato che sto girando il vlog, faccio la laundry come i comuni mortali, senza fare il drop off. Ti hanno dato la ricevuta, quindi ha pagato. E noi continuiamo a fare la laundry. Ma tu le monetine ce l'hai? No. E va, monetine! Porca troia, ma io devo farmi cambiare $100. Ancora? No, qua vedi change. Change ti dà. Ti dà le monetine, vuoi $100 di monetine? Quando venite a fare la laundry in America avete bisogno delle monetine. Ma queste sono le lavatrici degli anni 70, secondo me. Io mi lamento sempre perché non capisco veramente come si usano. Allora, non mi devi dire niente. Voglio arrivarci da sola. Questa è la macchinetta. Abbiamo il detergente, abbiamo le monetine. Brava americana. Mi butto tutto dentro in un carico unico. Per risparmiare sia il tempo sia i soldi. Questo è del mio ex fidanzato. Bruciolo. No, è della fodera, la fodera dei cuscini. Lui mi ha prestato il cuscino, poi raga, tutto insieme, mi raccomando. Poi prendete questo, lo buttate dentro. Non mi dire niente, Giulia, perché la prova per me è stato un trauma. Ok, così si chiude così come tipo nelle barche. Dobbiamo arrivare a $2, giusto? Schiaccio questo? No, ma questo l'ho già speso, raga. Sì. A questo devo fare, no? No, raga, cosa devo fare? Non li ha presi i soldi. Come non li ha presi? No. Non mi dire che tipo ci siamo beccate la macchina rotta. Mi sa che di sì. Ma stai scherzando. E since it's not... Raga, non ho visto come si fa. Ah, twerking, yeah, thank you. Thank you. Raga, praticamente per la partita devi sbatterla così. Prova. Ma perché sono così viziata? Devo imparare a fare laundry da sola e non farmela fare dalla tata. Noi adesso usciamo. In teoria, raga, dovete fare come le persone qua dietro. Fai la laundry e aspetti. Però noi siamo ribelli. E ce ne andiamo. Allora raga, tutorial. Mettete il 25 cent. Così. Questi sono 25, raga. Giriamo la rotella. Oh, rotella! Non fa ridere, me la fanno sempre sta battuta. Vabbè raga, adesso 24 minuti di tempo, torniamo a casa e ritorniamo di nuovo qua a riprendere la laundry. Guardate, vi faccio vedere Bushwick. Ecco la musichetta di Bushwick. Vai, twerka. Twerka, Giulia. Ci vediamo dopo. Boom! Adesso invece andiamo a fare l'asciugatrice. Okay. Ecco la musichetta è arrivata. Andiamo così. Allora raga, adesso riapriamo la macchinetta. Porca troia, aspetta, porca loca. Ok, aperta adesso. Qua ci stanno le mie mutande bellissime, fantasmini inclusi. Prendiamo questo carrello. Eh sì, no. E imbucchiamo tutto qua. Ma non è che lo giri al contrario, così più comodo non ti cade tutto. No raga, che due coglioni. Tata dall'Italia, fammi la laundry, ti prego. Non dimenticatevi di fare così per vedere se le mutande si sono incastrate qua. La prova è andata a buon fine, le mutande non sono rimaste lì. Noi scegliamo la macchina di sotto perché per questa sono troppo bassa. 25 centesimi per 9 minuti. Buttiamo tutto giù, prego. Non mi dire niente, Giulia, non mi dire niente. Devo solo dare i soldi, come sempre. Raga, non sapete di quanto sono in debito con la Giulia. Oh, Giulia, ho paura. Prima selezioniamo la temperatura. Inseriamo i cosi, le monetine. 24 minuti. Cazzo è sta cosa? Cosa cavolo è? Cosa cazzo Secondo me preme... No. Start. Partito. L'asciuga. Non mi riprendere il sedere. Di tempo adesso andiamo a ritirare, come lo chiama la Giulia, l'asciugato. Basta, ce la faccio più.
Non lo farò mai più la laundry. Ma il sacchetto! Quasi il sacchetto. Hai dimenticato il sacchetto? No. Cazzo. E come faccio adesso? Adesso ti faccio vedere, sono trucchi da newyorkesi. Io vi avevo detto che le cose imprevedibili a New York accadono sempre mentre fai il video, no? È pronto? Vediamo se sei asciutto. Sì, è asciutto. Buono, allora piglia la cosa più larga che trovi. E se non avete il sacchetto, c'è un rimedio. Prendete la cosa più larga che avete. In questo caso questo asciugamano verde. Poi le cose più piccole le mettete qua dentro. Soprattutto i fantasmini. Io odio questa cosa. Così. Sì, adesso legolo. Ma posso pagare qualcuno perché me lo leghi? Cioè, non sono capace a fare un cazzo. Io lo faccio. No, lo faccio io. Così imparo finalmente. Che brutta, però è una figata abitare a New York. Fatto. Abbiamo fatto, raga. Tirate un grandissimo vaffanculo, porca troia ladra, che cazzo me l'ha fatto fare? Io, ecco, adesso vi dico una cosa. Nella maggior parte delle case newyorkesi manca la lavastoviglie e la lavatrice, o la lavatrice, una delle due, oppure tutte e due le cose. Allora, per questo che a New York hanno inventato i laundromat e non ci sono perché tante case sono vecchie, giusto? Oppure anche perché non c'è spazio, perché New York è molto grande, cioè ci sono tante case, gli appartamenti sono molto piccoli. In tanti altri casi hai la laundry nel condominio, che quindi la condividi con gli altri. Oppure se sei ricco hai la lavatrice e l'asciuga... Ma che si chiama? L'asciugatrice. L'asciugatrice dentro. La asciuga si chiama. Esatto, dentro la casa. Vabbè raga, io e la Giulia vi salutiamo dal laundromat brooklyniano. Qua siamo, inquadriamo, qua siamo nel cuore di Bushwick, che è un quartiere di Brooklyn. Siamo lontano da Manhattan. Ci vediamo nel prossimo video, raga. Bella!